Ciao bimbi, bentornati e oggi vi propongo due simpatici giochi molto colorati e divertenti. Per fare questi giochi ci servono tanti foglietti colorati o cartoncini colorati. Non avevo né i cartoncini né i foglietti, quindi ho preso semplicemente un foglio bianco, l'ho ritagliato in tanti rettangoli. Voi potete scegliere anche dei quadrati, dei cerchi o dei triangoli. L'importante è che formiate delle coppie di colori uguali. Quindi qui ho due viola, due verdi, due arancioni, due gialli, due blu e due rossi. Bene, oltre ai nostri fogli colorati ci serve tanta tanta attenzione, quindi useremo i nostri occhietti, quindi anche oggi useremo il senso della vista. E se volete accompagnare anche questi giochi con un po' di musica, va benissimo. Il primo gioco consiste nel scegliere una di queste tesserine. Io scelgo ad esempio il rosso. Ecco, e una volta che avete scelto il vostro colore, andate in giro per tutta la casa alla ricerca di tanti oggetti rossi e poi li appoggiate su un tavolino, sul letto, sul tavolo della cucina e create una vostra opera d'arte. Ad esempio, quella lì è la mia opera d'arte di oggetti rossi. Guardate, ho trovato delle calzine rosse, una coccinella rossa, dei recipienti rossi, una bambola dal vestito rosso, un portapenne rosso, un diario, dei quaderni rossi. E un ombrello rosso, le carte rosse da gioco. Bene, voi potete continuare questo gioco divertendovi con la mamma e quando mamma vi dirà pronti via, sarà un divertimento andare anche a rimettere a posto tutti gli oggetti dove li avete presi e poi continuare scegliendo magari un altro colore la vostra caccia degli oggetti gialli, verdi, arancioni, del colore che di più vi piace e creare così la vostra opera d'arte. Se poi volete, potete scattare una bella foto alla vostra opera d'arte e mandarcela a vedere. Il secondo gioco, invece, è un gioco che potete fare insieme alla mamma. Quindi, queste sono le tesserine di Matteo, queste sono le mie. Quando faccio partire la musica, Matteo dovrà sistemare le tesserine come le dispongo io, nello stesso ordine, nella stessa posizione. Quindi pronti via. Ecco, io inizio il gioco con 6 tesserine. I più piccolini magari possono iniziare anche solo con 3 tesserine e poi a mano si possono aggiungere più tesserine colorate. E l'ultimo gioco è questo. Riposizionate le vostre tesserine. Pronti? Via. Uno alla volta. Vince chi riempie prima tutte le tesserine. Ah, vinto Matteo.